Colacione per Libre TV, 16 aprile 2014. Parliamo con Andrea Mauri di un libro che ha scritto con l'ausilio anche di Giuseppe Moscati, un libro che si intitola Dossier Aldo Capitini, sorvegliato speciale dalla polizia, con la prefazione di Goffredo Fofi e l'editore Stampa Alternativa Nuovi Equilibri. Andrea Mauri lo conosciamo, il pubblico di Libre TV già lo conosce, è un diciamo ormai esperto di ricostruzioni storiche a partire da documenti ufficiali, dossier, attività di dossieraggio in Italia sono state fatte in passato anche a scopo politico, oltre che informativo, e parliamo in questo caso appunto della storia di Aldo Capitini, una storia politica che va dal 1933 al 1968. Aldo Capitini era un laico, si definiva religioso laico, peraltro critico del concordato del 29, non violento, iniziatore, inventore della non violenza, perlomeno qui in Italia, un animalista vegetariano, antesignano anche su quello, inventore della marcia della pace Perugia-Assisi. La sua diciamo, vicenda politica poi si incrocia in questo periodo anche con le vicende di Croce, di Gentile e di molti altri personaggi. Ne parliamo appunto con Andrea Mauri, che salutiamo e ringraziamo appunto di aver scelto Libri TV anche per poter promuovere questo libro. Sì, salve, io ringrazio ancora Libri TV per questa ennesima occasione. Devo dire che è sempre un gran piacere fare delle presentazioni, delle dichiarazioni alla vostra emittente. Questo volume, appunto, che ha come titolo Dossier Aldo Capitini, sorvegliato speciale dalla polizia, è una ricostruzione della vicenda di questo rivoluzionario non violento che è stato schedato dalla polizia dal 1933 al 1968, l'anno appunto della sua morte. Capitini è stato segretario alla Normale di Pisa dal 1931 al 1933, poi rifiutò di iscriversi al Partito Nazionale Fascista, scelse di diventare vegetariano. Rifiutò quindi un giuramento anche al regime e per questo fu allontanato. Allontanato e fu rimandato a Perugia, luogo di sua residenza di nascita. Da quel momento questo rivoluzionario non violento viene schedato e controllato e vigilato in modo particolare. Per cui io ho rintracciato più di 300 documenti che riguardano questo tipo di controllo. È un controllo che inizia appunto nel 33 e poi si conclude nel 68, cioè in un periodo, diciamo, in cui ci dovrebbe essere, c'è un regime di tipo democratico. Questa la dice di lunga anche sul fatto come poi i rivoluzionari non violenti, ma comunque avversari di ogni tipo di imposizione autoritaria, vengono poi controllati. Ma Capitini, questo controllo viene effettuato in modo molto capillare e per cui i documenti che riguardano il periodo fascista sono sicuramente significativi, e significativi quelli che riguardano i suoi arresti. Gli arresti del 1942 e del 1943. Capitini è stato un esponente del movimento liberal socialista, cioè un tentativo di conciliare, parliamo sempre degli anni 30 e 40, e quindi di conciliare a livello teorico, quindi era soprattutto un teorico in quel periodo, l'esperienza istituzionale del liberalismo con l'esperienza economica e sociale del socialismo. Questo movimento antifascista sicuramente veniva controllato e si arriva a un arresto nel 1942 appunto del gruppo fiorentino a cui aderiva Aldo Capitini. E viene l'arresto, ricostruisco le vicende perché sono riuscito a trovare anche dei documenti che in qualche modo fanno vedere come all'interno di questo gruppo, questo cenacolo di intellettuali, c'era legata la casa editrice della Nuova Italia, c'erano filosofi come Guido Calogero, in qualche modo anche Salvemini e altri esponenti, Enrico
Menzo, Enriquez Agnoletti e altri esponenti, c'erano proprio dei veri e propri infiltrati dentro questo movimento. Fanno la segnalazione alla polizia e la polizia li cattura e fa la sua retata. Contemporaneamente, sempre nel maggio 42, l'arresto avviene in Puglia, dove c'era un altro nucleo molto importante di liberalsocialisti che faceva capo a Tommaso Fiore. La Puglia ci riporta anche un altro aspetto importante, un'altra casa editrice che era super sorvegliata dalla polizia, che era la casa editrice La Terza. Capitini nel 1935, se non ricordo male, 36, esce con un libro, Elementi di un'esperienza religiosa, che ha un titolo molto innocuo, ma in realtà è un libro rivoluzionario. Passa indenne dalla censura, ma tutto il carteggio che lui ha con Benedetto Croce, che era il filosofo liberale, antifascista, ma molto rispettato dal regime, controllato, tutto questo carteggio che lui ha per farsi pubblicare questo libro viene controllato. Io ho trovato anche queste lettere, diciamo, dattiloscritte, che venivano aperte con l'uso del vapore, cioè proprio un sistema particolare, venivano trascritte e poi mandate al mittente. Questo materiale è tutto conservato dalla polizia e io l'ho ripubblicato. È stata una grande sorpresa per me, prima di chiudere il libro, trovare materiale sul secondo arresto di Capitini nel 43, nell'ambito di una retata fatta sul gruppo antifascista degli intellettuali, dei professori del liceo classico a Perugia. È stata una grande sorpresa perché con questo documento posso dire di aver riaperto anche una vicenda dell'antifascismo perugino, e di cui vado particolarmente orgoglioso, anche perché anch'io sono di quella città. E una certa coincidenza di territori. Infatti, e questo è anche questo è pubblicato, credo che sia interessante come elemento storico comunque da sottolineare. Ma andiamo oltre, diciamo, nel dopoguerra il controllo continua. Capitini ebbe un incarico importante subito dopo che arrivarono gli alleati a Perugia, diventò rettore dell'Università per Stranieri di Perugia per un periodo di un anno, una fase transitoria, ma poi si fece subito animatore di movimenti non violenti, quindi creò subito movimenti per l'obiezione di coscienza, movimenti, diventò riferimento della War Resistance International, cioè l'internazionale di resistenza alla guerra. Ci furono i primi contatti con il Partito Radicale e diventò il riferimento della prima, cioè fu il creatore della prima marcia della pace Perugia-Assisi del 1961. Questi elementi vengono tutti controllati dalla polizia ed è interessante vedere questa chiave di lettura. Io credo che è proprio un genere letterario, forse perché me ne sono un po' affascinato, però se uno ha la pazienza di leggersi questo libro vede proprio che scorre anche molto bene, no? Ci sono anche alcune strafalcioni, quando a un certo punto a una riunione che avvenne a Pisa di un gruppo di intellettuali, Capitini veniva definito o trotskista o anarchico o tutte queste cose insieme, perché veniva visto come un elemento anomalo, no? Rispetto a un quadro tradizionale della politica. Però a parte questo è interessante perché questi documenti ti portano a tutta una serie di nomi, di situazioni, di stati d'animo, i rapporti con il Partito Comunista, con le altre forze della sinistra, le reazioni della Chiesa Cattolica, tutte queste attività. Non, come giustamente sottolineavi te Gianni, Capitini era un laico, un fortemente laico, un avversario del clericalismo e avversario dei patti lateranensi. E arriviamo fino, diciamo, a questa sua evoluzione, anche attraverso questi documenti, al 1968, l'anno della morte a seguito di un intervento chirurgico. E qui viene fuori anche la brutalità della polizia, che in una nota dice: ma e dopo cosa succede dopo l'intervento chirurgico? Cessata attività. Quindi anche questo elemento burocratico viene, diciamo, ribadito. Ma è una chiave di lettura che secondo me rende gradevole vedere anche questo aspetto della vita di Capitini e della vita italiana. Senti Andrea, ho qualche minuto ancora per approfondire
per chiederti qual è stata, diciamo, la fonte, la provenienza, diciamo, più nutrita, i rapporti di polizia, polizia politica, carabinieri. Allora, sono gli uffici politici delle questure, sempre quelli. Dei carabinieri abbiamo una totale inaccessibilità. Questo, gli archivi dei carabinieri sono praticamente inaccessibili in Italia. Forse avremo dei documenti dell'Ottocento disponibili, cioè ci sono, non forse, ci sono, ma rispetto al controllo politico su tutto, insomma, su quello che riguarda la politica, gli archivi sono totalmente inaccessibili. Mentre invece, grazie, diciamo, all'Archivio Centrale dello Stato, noi siamo in grado di avere l'accesso a molti documenti. Non a tutti, perché poi si vede alcuni fascicoli mancanti, ma sicuramente possiamo fare un'ampia ricostruzione. E è interessante notare comunque, per esempio, l'Archivio di Stato di Perugia, c'è un fascicolo proprio su Capitini della Questura di Perugia, e anche lì inizia dal 33 al 68, cioè mentre il materiale che io ho ritrovato e ripubblicato in questo volume insieme a Giuseppe Moscati, che ha curato a livello tecnico e poi ha fatto una bellissima prefazione, e anche questo vale la pena sottolineare. Vorrei anche ricordare che Giuseppe è presidente dell'Associazione Nazionale Amici Aldo Capitini. Mentre a Roma il materiale trovato all'Archivio di Stato è materiale che viene da vari fascicoli, ogni volta si crea un movimento si apre un fascicolo e lì ritroviamo Capitini. Il fascicolo perugino invece è un unico fascicolo, è proprio lui che viene schierato in modo continuato dal 33 al 68, quindi anche per dare il senso di questa continuità del controllo, insomma. Perfetto, e allora ricordiamo dossier Aldo Capitini a cura di Andrea Mauri e Giuseppe Moscati, dossier Aldo Capitini sorvegliato speciale dalla polizia, con la prefazione di Goffredo Fofi, edizioni Stampa Alternativi, Nuovi Equilibri. Grazie Gianni, grazie a Libri TV.